Con Swyte, il contenuto del tuo sito web viene recuperato automaticamente dai contenuti creati e condivisi pubblicamente sui tuoi social. Vediamo come. Una volta loggato a Swyte, accedi alla gestione del sito. Dal menu in alto, clicca sulla voce Social collegati. Ricorda che è in base ai social che hai collegato che Swyte importerà i contenuti per il tuo sito. Per collegare altri social sempre dalla pagina Social collegati, clicca sul pulsante Collega posto accanto al social che vuoi aggiungere. Se dal tuo computer o dispositivo mobile è già stata fatta un'autenticazione sul social selezionato, verrà automaticamente riconosciuto il profilo attualmente in uso. Se vuoi utilizzare un altro profilo, devi effettuare il logout dal social. Swyte permette di impostare la pubblicazione automatica o manuale dei vari contenuti condivisi sui social in relazione al tipo di contenuto da condividere. Ti basta cliccare sull'icona del triangolo. Si apre un menu a tendina in grado di mostrare tutti gli elementi, come ad esempio foto, eventi, video, post, luoghi e molto altro, importati da quel social all'interno del sito web. Questo menu è disponibile per ogni social collegato al sito. Puoi scegliere quale tipo di contenuto mostrare automaticamente attraverso lo strumento Occhio, che consente di abilitare o disabilitare la pubblicazione automatica futura del contenuto. L'occhio giallo notifica che la pubblicazione automatica è attiva. L'occhio grigio conferma che il contenuto è importato ed è in attesa di approvazione prima di essere pubblicato. Se invece vuoi scollegare un social dal tuo sito, ti basta aprire il menu a tendina sotto il social in questione e selezionare il pulsante Scollega in fondo. In questo modo, tutto il contenuto che era stato importato da quel social sul tuo sito sarà eliminato. Per procedere, dovrai confermare di voler eliminare il sito come indicato nella schermata. Per gestire i contenuti importati dai social, clicca sulla voce Gestione contenuti. Da qui puoi visualizzare i contenuti da approvare, da pubblicare, quelli nascosti ed il loro totale. La scheda Tutti riporta tutti i contenuti importati dai social collegati. La scheda Pubblicati mostra solo i contenuti importati dai social che risultano visibili sul tuo sito. La scheda Nascosti riporta i contenuti importati dai social che sono non visibili sul tuo sito. La scheda Da approvare riporta i contenuti importati dai social che ancora non sono stati approvati e che quindi non risultano visibili sul sito web. Per ognuno dei contenuti elencati è possibile visualizzarne l'anteprima, la data e la sezione. Tutti i contenuti importati dai social, come foto, post, eventi, video, eccetera, possono essere nascosti o visualizzati grazie ad apposite funzioni. Inoltre, ti è possibile selezionare contemporaneamente tutti gli elementi filtrati e scegliere quale pubblicare all'interno del sito web e quali mantenere offline. Tutto questo utilizzando la casella di selezione multipla, che permette di selezionare tutti gli elementi importanti, la casella di selezione singola, utile per la selezione del singolo elemento, il pulsante Nascondi selezionati per mantenere offline gli elementi selezionati o il pulsante Pubblica selezionati per pubblicare online gli elementi selezionati. Infine, clicca su Aggiorna per salvare le modifiche.